Salve a tutti e benvenuti miei adepti del sole nella lezione sui Bloon. Io come sempre sono Manulax e oggi vediamo questa mappa particolare che ho creato, che è una mappa perfetta per il sommergibile energizzante. I palloncini gireranno un sacco di volte attorno e lui dovrebbe riuscire a distruggerli tutti quanti. Vediamolo se è abbastanza bravo a superare la modalità scimpanzé. Attualmente lo mettiamo così più o meno al centro e gli mettiamo anche portata maggiore. E vediamo qua che i palloncini girano, non so quanti giri fanno, devo calcolarli, però ne fanno veramente tanti. Lo scopo quindi è vedere quanto una singola torre può essere potente di per sé. Mettiamogli anche ampio raggio, fa tantissimi giri, quindi non abbiamo grosse difficoltà. Quindi può essere considerata una di quelle mappe estremamente lunghe in cui anche una scimmietta 000 riesca a superare. I generanti qua, io gli metto pistole gemelle e freccette esplosive, che così successivamente sarà più potente il reattore. Però adesso non fa niente, quindi sommergilo fuori. Diamolo qua, distrugge tutto. Adesso qua bisogna farlo sommergere una volta, che gli tolga il mimetico. E di nuovo fuori, grazie. Il mio problema principale è che non riesce a distruggere il piombo. Quindi dobbiamo mettergli in tingolo acido. Così attualmente per distruggere il piombo si fa così. Adesso anche se è sommerso serve per forza l'alchimista che gli dia la possibilità di distruggere il piombo. E vediamo che anche il mob non dovrebbe avere problemi per tutti i giri che gli fa. Dovrebbe essere veramente, veramente facile. Ho tenuto comunque anche il resto della mappa libero per potergli mettere anche un ingegnere, altre torri per potenziargli attacco. Vediamo qua, tutti i palloncini distrutti, anche ceramica, nessun grosso problema. Voglio vederlo effettivamente contro il mob. Qua. Allora, gli fa un danno alla volta. Però fa tanti giri, vediamolo che dovrebbe piano piano riuscire a distruggerlo. Ok. Quindi non credo che avremo problemi né di perforazione né di tante altre cose. E contro il piombo un po' di problemucci ci sono. Però voglio farlo arrivare a 34.000 energizzante e poi dovremo veramente distruggere tutto, 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 tutto. E con questo è una serie che ho visto dagli americani e mi è piaciuta parecchio, quindi ho detto la voglio provare anch'io. E ci sono molte torri che possono andare bene. Il signor dei Glaive, anche carica permanente se gliela fai giusta. Dominazione mob su una linea dritta. Un bombardamento ripetuto, lì, un anello infernale. Ce ne sono di torri che se, puoi fargli una strada veramente fatta per loro. Io adesso energizzante per fargli distruggere molto più facilmente i palloncini, adesso dovrebbe fargli più danni. L'energizzante è una torre che solitamente non fa tanti danni, ma mi aspetto che possa arrivare a distruggerne tanti. Quindi voglio un'agenzia di intelligence per fargli distruggere il piombo sempre. Così che sia più facile, che lo distrugga sempre, così non ci deve essere più l'alchimista. Facciamo anche ampio raggio e tamburi della giungla, così che faccia ancora più danni. Adesso il raggio del sottomarino, la strada potrebbe essere stata fatta ancora più grande, però ci va bene lo stesso, non è che ci cambia tantissimo. Più larga è la strada, meglio è per fargli fare più strada ai dirigibili, quindi fargli subire più danni. Super stimolante. E bisogna arrivare a infuso permanente, che non sarebbe affatto male, perché questo qua praticamente consuma subito la sua abilità. Servirebbe anche un elicottero per spostarlo. Il problema forse un po' più attuale potrebbe essere il bed, che fa. Qui non fanno neanche un giro. I dirigibili qua non fanno neanche un giro. Vediamo i BFB quanti giri fanno. Ne fa uno. Uno e mezzo i BFB. Dipende tutto quanto il bed, poi praticamente li distrugge sempre quasi allo stesso identico punto, quindi dovremmo essere messi molto più facile. Quando arriviamo lì a Zoe God, mi immagino che possa fare parecchia strada. Vediamo anche contro i Super Ceramica se abbiamo delle difficoltà. Probabilmente sto andando molto veloce perché voglio renderla meno noiosa possibile. Praticamente sappiamo, sta distruggendo tutto, nessun problema. Gli FB rifortificati, ha fatto un giro. Un po' di giri li fa. Vediamo lo Zomegod invece. Quanti danni sta facendo intanto? Un po'. Ha fatto un giro.
due giri, tre giri. Questo qua quindi fa 4 giri e mezzo per uno Zomai God. Poi sta diventando un bel giro di cerchi qua, molto, molto divertente. Poi dovremmo riuscire praticamente ad andare avanti oltre il round 100, perché ho messo modalità scimpanzé, però dovrebbe permettermi di andare anche a round più alti. Andiamo qui, ce la fa. Anche il Zomai God, anche se sono 2, 3, 4, 5, con tutta la perforazione che c'ha, non dovremmo avere alcun problema. Inizia a essere quasi fastidiosa la musichetta del alchimista che continua a lanciargli la pozione. Ci sono voluti un bel po' di giri per distruggere tutti questi palloncini, quindi andiamo avanti un per 25 per farcela un po' di più, perché sti qua fanno veramente tanti giri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 giri tipo. Infuso permanente, vai. Adesso non dovrebbe più tiraglielo addosso, fortunatamente. Qui dovrebbe arrivare a fare più danni. Qui potremmo anche mettere chiamate le armi. Io però vorrei mettere un ingegnere. Ho messo la strada qua in fondo apposta, così che possiamo DDT anche qua, nessun problema. Palloncini tutti distrutti. Sovraccarico. Così glielo diamo di qua. Non c'ho mica i robottini. Dovrei avere la mod dei robottini, ma non me li mette, stranamente. Qui tanta roba, siamo al 95. Tanti soldi stanno arrivando. E comunque tanti giri stanno facendo. Zomai God fortificati, sono abbastanza preoccupato, perché sti qua fanno tanti giri, veramente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Forse ho perso il conto. Lo metterò a schermo successivamente. Quanti giri hanno fatto? A un certo punto passeranno. Andiamo qua tutta questa perforazione. Quanta perforazione c'è? Torniamo a una velocità un po' normale e vediamolo. Allora, i BFB li sta distruggendo. Il problema sono i Zomai God. Però, avendo fatto quelli fortificati, sti qua non dovrebbero essere mica un problema. Grande. I DT fortificati, che corrono molto velocemente. Che belli, però. Riuscirà a distruggerli o passeranno? Riuscirà a distruggerli? Guarda quanto corrono. Ok, è riuscito a distruggere il primo e quindi ipotizzo che tutti quanti riesca a distruggerli. Ok, il bad invece. Fa 1000 danni. Beh, potrebbe anche farcela, perché deve farlo 20.000. Mi aspetto che potrebbe anche farcela. Sfortunatamente la mod del villaggio del sole attualmente è rotta e quindi non la posso mica utilizzare, ma se la sistemano dovrebbe andare bene. A un certo momento potrebbe iniziare a dire ah no, adesso me ne vado. E poi ci sono anche tutti i dirigibili dentro da distruggere. Potrebbe essere un po' complicato superare il round 100. Un bad che dura così tanto a schermo, non me lo aspettavo mica. Dai, distruggilo. I DDT invece? Riusciamo a distruggerli in fretta? Quanti giri si può fare? Non ancora tanti, credo. Distruggili. Ok. Se non ha fatto fuori i DDT in tempo, ipotizzo che i Zomai God siano più facili. Ho questa sensazione. Hanno più vita, però andando più lenti dovrebbero andare a fare comunque tutti i giri rimanenti. Ok, ci siamo riusciti. Tanti DDT. DDT fortificati, però. Fino al 119 credo di essere abbastanza tranquillo attualmente, perché comunque hanno fatto tanti giri. E voglio quindi 77.000 per ultra potenziamento. Quasi ipnotico. E tende a fare tanti danni. Ho altri Zomai God, basta. Vediamo adesso possiamo fare ultra potenziamento. Almeno adesso viene potenziato per bene. Che così dovrebbe arrivare ad attaccare sempre più velocemente. E dovremmo arrivare a distruggere anche più velocemente tutti quanti i palloncini adesso. Metterei la colla che ricopre tutti quanti i dirigibili. Andiamo adesso contro i bad, quanti giri fanno.
e quanti danni fanno. Proviamo a mettergli anche questo qua. Beh, quando è overclockato ne arriva di fare tanti danni. Utilizziamo sempre la colla per fargli fare sempre più danni a tutti quanti, sempre se riesco a distruggerli. Ho questa sensazione però che non ce la faccia. Su via, su via, su via, su via. Niente, è riuscito a distruggerlo, però non a distruggere anche i DDT. Se provassi a tenerlo fuori terra, magari, perché adesso che gli fa più danni, potrebbero fare un po' più di danni le feccette. È riuscito a distruggere un bed. È quasi più forte fuori dall'acqua che dentro l'acqua. Contro i bed almeno sembrerebbe di sì, perché gli hanno aumentato i danni. Il problema è che, ok, mi hai distrutto un bed, ma l'altro... Vai un attimo sott'acqua per distruggere meglio tutti quanti i palloncini. Dai, distruggi. I DT tendono ad andare. Finiranno prima o poi di GDDT, E distruggilo. Ok, fuori dall'acqua adesso. Mi colpisce il primo, perché ha distrutto prima il secondo. Che giri, però qua è indietrissimo. È indietrissimo. È riuscito a distruggere anche i DDT? Se ti metto come immersione, riesci a distruggere tutti? Sarebbe bello se riuscisse a distruggere tutti, Oddio, oddio, no, sono passati verso la fine. Teniamolo sempre fuori dall'acqua, vediamo. Mare aiuta di più. Andiamo qua. Perché adesso ho tanta perforazione, dovrebbe farcela tutti, no? Su. Perché rallenta anche i palloncini. Siamo riusciti a battere il round 120. Bellissimo il round 120, ma adesso il 140 come si fa? Qui stai immerso, che almeno fai un po' più danni a tutti quanti. Vorrei adesso avere l'elicottero per riuscire a spostare colla e quell'altro. Un sacco di BFB, Spostiamo tutte quante le torri, adesso bisogna che ce la faccia solo con le sue forze. Se gli metto anche... Di base potrebbe anche farcela benissimo andando a una velocità magari 1% e vediamola. Molto veloce, su. I DDT adesso passano tantissimo. Vediamo se utilizzando almeno l'abilità dello spargicolla possa essere un po' più fattibile distruggerli per fargli fare più danni. No, i DDT tantissimo, Non dirmi che è preferibile adesso veramente tenerlo fuori terra per distruggere tutto quanti. Palloncini riusciamo a distruggerli. Qualche palloncino sento che riusciamo a distruggerlo. Bisogna vedere se raggiunge la massima perforazione. No, adesso ci siamo riusciti. Forse anche con un po' di overclock ce l'abbiamo fatta. DDT normali invece ipotizzo che riusciamo a farli. Che storia adesso, i Zomai God non ce la fa più. Quanti giri, quanti giri. E continuano a passare, È sempre dagli overclock, quindi. Ce l'abbiamo fatta anche quella round lì. Ogni round è sempre più difficile. Utilizzo My God, abbiamo capito che se non gli diamo i potenziamenti qui non lo distrugge mica. Mob, su. Parecchi danni. Niente, è passato il palloncino giallo. E se invece lo tengo fuori dall'acqua, invece? Potrebbe essere che sia molto più potente. Credo siano troppi, comunque no, è stato peggio. Comunque va bene, abbiamo visto 14 milioni di danni con round 131. È stato bello, si poteva fare una mappa ancora leggermente un po' più grande, visto che abbiamo il villaggio, abbiamo dato l'overclock, l'alchimista, però fin da subito non saremmo mai riusciti a fare dei danni. Comunque, va bene così. Ditemi se questa serie vi piace, perché a me interessa molto per provare anche tutte le altre torri che possono essere interessanti da provare. Grazie a tutti della visione e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti. Scimmie torri, un mix perfetto, fluttuando sull'aria scoppia i blunt. Manulax è il maestro con stile unico, gioca BTD6 come nessun altro sa fare.